Non siamo un partito, non siamo una casta. Questa è la parola di Monte. Punto e basta. Ognuno vale. Qui con noi ci sono quasi tutti la lista completa dei consiglieri. Allora, qui abbiamo Fabio Gambella. Io sono Fabio Gambella, come ha detto già Davide, sono un semplice neocittadino torrazzese. Vogliamo un cambiamento. Vogliamo un cambiamento per Torrazza, vogliamo un cambiamento in tutta Italia come Movimento 5 Stelle. Io spero che i cittadini di Torrazza in particolare si rendano conto dell'importanza che ha partecipare attivamente alla politica. E noi come movimento vogliamo appunto questa partecipazione. Nel nostro programma abbiamo anche appunto un bilancio partecipativo. Vogliamo rendere partecipanti tutti i cittadini di qualcosa insieme. Grazie Fabio. Sì, come ha detto Fabio, è un programma impegnativo. L'eredità che ci lasciano non è una delle migliori, perché come sapete l'ambiente qua è abbastanza malmesso, e purtroppo non c'è solo questo. Abbiamo il problema con le strade, abbiamo il problema delle poste, abbiamo diversi problemi. Qua abbiamo una grandissima piazza, bella e immensa, proprio per spendere i soldi. C'erano dei soldi da spendere e li hanno buttati per questa piazza, non avendo un progetto per quello che bisognava fare, perché come vedete non c'è neanche un cestino dei rifiuti, non ci sono delle panchine, non c'è una pensilina degna d'essere, insomma sono stati buttati perché bisognava spenderli. Abbiamo una discarica, abbiamo una centrale da biomasse, abbiamo delle cave che sono un cratere immenso, l'ex cave Cogefa, e abbiamo un campo sterminato di pannelli fotovoltaici. Insomma, come l'ambiente bisogna lavorare molto, ma tutti insieme ce la possiamo fare. I cittadini a questo punto si devono mettere in gioco, devono mostrarsi, devono esibire personalmente la loro intenzione di rinnovare questo paese. Tutti insieme ce la possiamo fare. Presento ancora altre persone della lista. Io sono Piero, sono a Torrazza da 4 anni, faccio l'insegnante, per il momento precario, speriamo per poco. Sono il papà di una bella bimba e quest'anno mi ha avuto la fortuna di lavorare a Torrazza. Infatti quest'anno sto lavorando qui. Io mi interesso di giovani, politiche giovanili, io insegno a scuola media. Quello che vorrei da questo paese è che diventasse un po' più attivo, soprattutto verso i giovani, che ci fossero delle attività che possano coinvolgere tutti, una proloco che qui manca, c'era una volta ma adesso bisogna fare in modo che ritorni ad essere. Mi interessano anche tutto quello che ha a che fare con la cittadinanza attiva, quindi comitati di persone, di normali cittadini che si prendono cura del bene pubblico, perché non è possibile spendere migliaia e migliaia di euro, decine di migliaia di euro nel bilancio comunale per l'ordinaria manutenzione, quando poi è pieno di gente normale che avrebbe un sacco di voglia di darsi da fare. Purtroppo abbiamo anche esperienza di gente che, pur volendo fare le cose, si è vista mettere un po' i bastoni fra le ruote dall'amministrazione per vari motivi, per cui penso che se Torrazza è dei cittadini, deve tornare ai cittadini, e i cittadini devono prendersene cura. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Sono Fabio Cavallario, 52 anni, e sono un dipendente di una grande industria automobilistica torinese che ultimamente si è trasferita. Io sono stato contattato dal Movimento 5 Stelle di Torrazza e sono già 2-3 anni che seguo con interesse questo movimento, perché secondo me è ora veramente di cambiare a livello nazionale, a livello regionale e a livello anche di enti locali. Mi interesso di ambiente, un sano ambiente. C'è stato un discorso di giornata ecologica il 29 marzo, qui proprio ai confini tra il nostro comune e il comune di Saluggia. Una giornata ecologica dove è stata organizzata da una ditta di Robassomero, dove hanno partecipato attivamente una ventina di questi dipendenti, e si chiedeva sull'articolo di questo giornale la partecipazione dei cittadini sia del comune di Torrazza che del comune di Saluggia. Bene, sapete quanti volontari c'erano di questi due comuni? Uno, io.
Sono rimasto molto amareggiato da questo discorso, perché probabilmente in epoca passata non è stata fatta un'opera di sensibilizzazione per un ambiente pulito. Cominciavano a sporcare, però se c'è il momento in cui bisogna pulire, dobbiamo rimboccarci le maniche. Come è stato detto precedentemente, noi non siamo politici, noi siamo cittadini e vogliamo bene a questo paese, ma non solo a parole, diamoci da fare e insieme forse ce la possiamo fare. Sono un dipendente di RFI, del gruppo Ferrovie dello Stato, anch'io sono stato contattato dal Movimento 5 Stelle, o almeno io li ho contattati, per essere più onesto. Così faccio parte di questa avventura, speriamo che porti degli ottimi risultati, perché ripeto, questo è un paese che ha bisogno di un cambiamento forte. Io appunto con Piero parlavo di slogan personale, il mio slogan personale è la trasparenza, l'onestà, il disinteresse, a parte gli interessi privati. La gestione della cosa pubblica deve essere privata, sì, però gestita come se fosse un padre di famiglia, un'ottima madre di famiglia. Questa è l'ottica della gestione della cosa pubblica, non il pensare che è una cosa che è un padre di famiglia, mi viene, che so, una qualsiasi cosa. Una penna comprata da una famiglia costa una cifra, da un ente pubblico costa tre volte tanto, e questa roba qui non deve più accadere. Quindi la gestione della cosa pubblica è come se fosse una cosa privata, nostra. Trazza il nostro paese, anche se da poco sono qua, però spero di invecchiarci. Grazie a tutti. Grazie Carmelo, grazie. Abbiamo ancora il Ponzio Silvio. Sono Silvio Ponzio, sono un pensionato che ha voluto mettersi a disposizione di questi ragazzi, perché credo che abbiano la voglia e la forza di cambiare le cose, e soprattutto io metto a disposizione la mia esperienza di amministratore di un'azienda, quindi con tutte le competenze possibili che potrò dare a questi ragazzi. Spero che la cittadinanza voglia capire che questo è un cambiamento radicale fatto dai cittadini senza interessi in proposito, e quindi probabilmente faranno il meglio che si potrà fare per Torrazza. Io sono qui da 15 anni, non sono torrazzese, arrivo da fuori, però probabilmente sono anche quello dei ragazzi che sostengono la lista, quello che ha più anni di presenza nel territorio, ha visto il decadimento di questo territorio, che era molto meglio quando sono arrivato nel 99, e via via è andato sempre perdendo delle cose, perdendo dei servizi, perdendo una credibilità e una visione di un posto dove vivere bene. Quindi mi auguro che riusciamo a portare avanti i progetti che sono nel nostro volere e potere, o compatibilmente con quello che saranno le risorse a disposizione. Grazie a tutti. Il Movimento 5 Stelle nasce a Torrazza per una pessima amministrazione durata 20 anni, 20 anni tramandata, dove oggi noi raccogliamo questa cosa che ci circonda, un sacco di immondizia. Torrazza ha bisogno di rinnovarsi, Torrazza ha bisogno di ricostruire quel potere d'acquisto, quelle capacità che aveva prima, quei negozi che sono stati chiusi, che devono ritornare in vigore, Torrazza deve tornare a vivere. Questo è il nostro segnale che vogliamo dare ai torrazzesi. Noi non siamo è chiaro che non siamo politici, noi siamo cittadini, siamo semplici cittadini, non siamo né imprenditori né politici. La politica che c'è stata è quella che oggi ritorna in campagna elettorale, la vecchia politica, le persone che sono state prese e messe qui, che amano Torrazza, che prima fino ad ora non si sono mai viste. Sono delle liste che secondo me sono impresentabili. Oggi ci sono, torneranno di nuovo in campagna. Per cercare di cambiare le cose, e come queste amministrazioni qua ci contrastano, malgrado noi partiamo dal basso, malgrado noi siamo fuori dal palazzo, voi figurateci se entriamo dentro, quante cose potremo trovare. Chiaramente il problema di Torrazza non è solo la discarica, non è solo la centrale a biomasse, non è solo il fotovoltaico, non è solo le cave Cogefa, ma noi dovremo brillare di luce propria con tutta l'immondizia che ti circonda. Invece noi paghiamo la tassa dei rifiuti, noi paghiamo un'illuminazione 110.000 euro all'anno, e alle 9 del mattino fino alle 11 troviamo ancora il lampione acceso senza che nessuno si prenda la responsabilità di magari di spegnerli. Rendetevi conto di queste è un bilancio disastroso di quello che sta accadendo attualmente. E poi ci ritroviamo questa piazza con quelle strade disintegrate, però abbiamo la piazza dove, ripeto, come ho detto prima, non c'è un cestino dei rifiuti da nessuno.
nessuna parte, dove non c'è una panchina per sedersi, niente, dovevano essere spesi questi soldi. Bene, possiamo lavorare per l'ambiente, possiamo lavorare per la sicurezza del territorio, possiamo lavorare per le fonti rinnovabili, possiamo lavorare per la salute dei cittadini e magari creare anche un po' più di vita in questo paese. Tutti insieme ce la possiamo fare, abbiamo bisogno di voi, delle vostre coscienze, noi ci siamo messi in gioco, abbiamo messo la faccia, 20 anni non hanno risolto niente, se non tenere ancora oggi, cioè, in stallo noi per evitare di entrare dentro al palazzo, ponendo dei personaggi signorili con tante lauree ma poi sostanzialmente non azzeccano niente nel territorio di Torrazza, ecco, e altre persone che fino a ieri, che sono state nella minoranza, non hanno fatto assolutamente nulla per il paese, perché ricordiamoci che assieme alla maggioranza c'è anche la minoranza che potrebbe fare contrasto con loro, e non basta dire mi rifiuto di partecipare al consiglio o non prendo il gettone di presenza. Signori, il gettone di presenza è 13 euro, se la minoranza deve lavorare su questo, ben stia a casa. Io ci firmo per una minoranza del genere, signori, se domani sono a governo insieme alla mia squadra e finalmente possiamo risanare Torrazza e abbiamo una minoranza così, io ci metto la firma e ne sarei contento. Battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra.